ma tutti cambiate, sono tu! Avete capito? Sono tu! Ma tutti quello e basta! Sono arrabbiati i residenti fanisi che dovranno dire addio a una parte dei loro terreni, delle case, dei giardini, beni magari costruiti con una vita di sacrifici. Per questo stamattina alcuni di loro hanno incontrato in municipio l'ingegnere Cerbarano di Società Autostrade, il dirigente del comune Giangolini e il responsabile del procedimento Bogino. Dopo aver ricevuto le lettere del procedimento, i cittadini si sono visti da un giorno all'altro i picchetti dell'esproprio nelle zone coinvolte, da Fenile a Tombaccia, segno che a breve partiranno i lavori per realizzare le opere accessorie alla terza corsia della 14. 60 milioni di euro per 7 chilometri di strade, una quindicina di rotatorie e due nuovi ponti. Infrastrutture che per Don Marco Polverari, che guida la battaglia dei residenti, andrà a distruggere ciò che è stato costruito anche di recente. Per il cappellano dell'ospedale Santa Croce, durante i 7 anni di progettazione dell'intervento, il comune avrebbe dovuto coinvolgere i cittadini, spiegare le motivazioni e accompagnare gli interessati in questo percorso. E invece, ha detto, è stato un passato di latitanza. Tutto il giorno. No, no, ti muove, non sarà. No. Guarda, sai cosa facciamo? Fermiamo le ruspe, sta tranquillo, andiamo in internazionale. No, no, io ci vado a prendere. Fermiamo le ruspe. Chi vuoi che vuole a questa fermiamo le ruspe. Prendo decisione. Fermiamo le ruspe. Io credo che in questi tre aspetti possiamo dire davvero che abbiamo trovato una mediazione molto mancante. Il tutto è calato sulle teste dei cittadini, un po' come un'opposizione, come ecco. E quindi questo crea naturalmente lo stato di tensione che stiamo vivendo, e siccome ecco, ci stiamo resi conto che tutto questo non è che riguarda un singolo caso, ma riguarda la strada nel suo percorso, nella sua interezza, vuol dire che forse ha ragione ecco, chi ritiene che è stato un modo diffuso di agire e di progettare questa strada. I residenti hanno ancora fiducia nel sindaco Seri e chiedono che il primo cittadino non rimanga un complice di quest'opera. I lavori, infatti, secondo gli espropriati, andrebbero a creare da una parte dei vantaggi, ma dall'altra numerosi danni. E il loro dissenso sull'itinerario progettato è stato espresso anche durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale. Qualcosa abbiamo trovato, per fortuna, però ci creano sempre dei disagi grossi. Per dire, da casa mia, per attraversare, per andare nella strada dove ci sono i servizi, dove c'è la chiesa, dove c'è un bar, dove c'è un'area verde, devo fare 3 attraversamenti pedonali, in pratica girare tutta la rotatoria per poi accedere a questa strada. È una cosa ridicola, fa ridere, da Striscia la Notizia. Anche lei del gatto le verranno tolte diverse cose? Sì, sì, c'è una siepe alta 3 metri, ci sono le piante, una che ha 30 anni e una a 50 anni. Il brutto nostro è che a sinistra non ho le case perché è tutto verde, a destra uguale. Che senso ha portare via 4 metri di terra a noi? Si devono vergognare. Il sindaco con chi sta? Sta per proteggere i cittadini o sta contro? Oltre al danno morale c'è poi chi contesta la valutazione economica fatta da Società Autostrade. Per 9 anni l'abbiamo pagata sempre come P1, che sarebbe edificabile, strade, parcheggi, eccetera. Autostrade, nel loro verbale, ce la pagano come agricola. Uno dei due, o il comune o Autostrade, frega, bara, perché è chiaro che uno dei due o il comune ha sbagliato e allora dovrebbe rimandare per me una raccomandata con le scuse e l'assegno legato di tutti i soldi che hanno percepito indebitamente in questi anni. Questo signore residente a Tombaccia invece vedrà espropriarsi 400 metri di terreno. Per quello che loro danno, per noi fa ridere, non è quello che ci interessa. Ci interessa naturalmente la riservatezza che avevamo prima, che abitavamo diciamo fuori da tutti dai rumori, e perciò il danno c'è, ecco, sia l'esproprio che la svalutazione della casa. Dell'immobile. Ecco. E lei e il suo legale, in quale modo vi state muovendo? Noi adesso siamo arrivati al punto che ci stiamo sostanzialmente interessando di fare avere le indennità, però valutandole in modo consono e congruo rispetto a quello che effettivamente viene espropriato. Durante l'incontro oggi ognuno avrebbe voluto spiegare le sue motivazioni, c'è chi scuoteva la testa, chi aveva gli occhi lucidi e chi non aveva e non ha tuttora voglia di arrendersi. Le scelte sono della politica, gli è stato detto, cercheremo di apportare piccole modifiche in corso d'opera, così come è successo quando è stata realizzata l'interquartieri. Una speranza per loro, sì, ma non una certezza. Non si deve fare perché si devono spendere dei soldi
per chi viene da Roma, la rete autostrade per chi è finanziata. Si deve spendere perché è utile e perché non fa danno.